Avanti, accomodatevi, non abbiate paura. Grazie. Un piccolo applauso alla gentile signorina. E questo per la vostra cortesia. Oh, grazie. Qual è il vostro nome? Non ho l'abitudine di dire il mio nome a un estraneo. Non ha l'abitudine di dire il suo nome a un estraneo. Allora non mi conoscete? Certo che no. Oh, per mia somma sfortuna. Vi rincresce scrivere il vostro nome su questo pezzo di carta e non lasciatemi vedere. Prego. Bene. Grazie. Lo avete scritto? Sì. Ora mettetelo nella fiamma e poi le ceneri nell'urna. Concentratevi sul vostro nome intanto che brucia. Vi state concentrando? Sì. E sta bruciando? Sì. Grazie, grazie mille. Ora datemi la vostra mano, prego. Oh, ma è solo per trasmettere le vibrazioni. Grazie. Ora chiudete gli occhi e concentratevi. Ah, prendo un po' di cenere. State bene attenta. L'astrofino sul mio braccio. Guardate. Ecco, è il vostro nome, Beth? Sì. Vedete? Le vibrazioni funzionano. Grazie. Anni fa mi era capitato di partecipare a delle sedute spiritiche. Durante queste sedute la medium, che si faceva chiamare Anna, era lo pseudonimo, diciamo, il nome d'arte che utilizzava, faceva uno strano, diciamo, rituale. Lei prendeva un foglietto di carta e una penna e chiedeva a qualcuno dei partecipanti alla seduta spiritica di scrivere una domanda che sarebbe stata rivolta agli spiriti. Dopodiché questo foglietto veniva bruciato, lei raccoglieva la cenere, se la strofinava sull'avambraccio e misteriosamente compariva la risposta alla domanda che era stata fatta agli spiriti. Possiamo provare a fare anche noi questo esperimento. Allora, adesso bruciamo il foglietto, esattamente appunto come faceva la medium di cui parlavo prima. Allora, adesso esattamente come faceva la medium, io raccolgo un po' di cenere e la strofino sul braccio ed ecco che misteriosamente compare la risposta, C-Cup. Allora, la performance che abbiamo appena visto è in realtà non ha assolutamente un'origine spiritica, ma si tratta di un gioco di prestigio, diciamo un gioco da illusionista ben noto, per realizzare il quale sono sufficienti i materiali che vedete: un limone, un coltello, un pennellino e un piccolo contenitore. Allora, a questo punto, con il pennellino intinto nel succo di limone, io scrivo la parola che voglio far apparire sul mio braccio. Ora deve asciugare, no? Deve asciugare, sì, sì. Una medium ha il tempo di fare tutto questo? Allora, questa medium che ti dicevo, lei ogni volta che faceva questo esercizietto poi diceva vado in bagno a lavarmi e ci stava un po' di tempo, per cui aveva tutto il tempo di predisporre, di lavarsi, di scrivere la parola che avrebbe fatto apparire successivamente, non so se giusto a un phon, chiaramente l'asciugatura è molto più rapida, quindi se aveva tutta la possibilità di farlo. Allora, una volta asciugato il succo di limone, come si vede sulla pelle non appare più nulla. Nel momento in cui si strofina la cenere, cosa succede? Chiaramente le zone di pelle, no, sulle quali era stato spalmato il succo di limone
risultano più adesive, più appiccicose, per cui la cenere aderisce maggiormente. E la cenere, appunto, appiccicata, no, alle lettere scritte col succo di limone, alla fine danno origine alla parola che si vuol far apparire. Mi chiamo Silvano Fuso, sono genovese, di mestiere faccio il professore di chimica. Io sono socio effettivo del CICAP. L'acronimo CICAP significa Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. Infatti noi parliamo spesso di pseudoscienze, no, per indicare queste discipline che vorrebbero in qualche modo apparire come discipline scientifiche senza però averne le caratteristiche che contraddistinguono appunto il mondo della ricerca scientifica propriamente detta. Il primo libro che lessi appunto relativamente a questi argomenti fu il famoso libro scritto da Piero Angela intitolato Viaggio nel mondo del paranormale, e soprattutto io rimasi indignato, no, nello scoprire che esistevano così tante persone che in modo assolutamente privo di scrupoli ingannavano il prossimo. Per esempio, quando gli indovini fanno previsioni, no, per il futuro, noi tendiamo a enfatizzare moltissimo e a ricordarci le previsioni che per pura coincidenza sono veritiere, diciamo, quelle che ci azzeccano. Invece tendiamo a dimenticare tutte quelle sbagliate, quindi questa selezione, no, che la nostra mente così spontaneamente fa, ovviamente facilita il lavoro, no, dei sedicenti indovini. Ti faccio una proposta. Se indovino il tuo nome in 3 tentativi, stasera verrai con me a bere qualcosa. Perché no? D'accordo. Tu hai l'aria di essere una... Maxine? Sì. Chi te l'ha detto? Nessuno me l'ha detto, è venuta fuori. Non ti sembra fantastico? Eh? Allora, perché non mi parli di te? Molto spesso si tratta di semplici illusioni, in certi casi di autoillusioni. In certi casi si tratta invece di fenomeni perfettamente naturali che hanno semplicemente la caratteristica di essere poco conosciuti e quindi possono essere erroneamente scambiati per fenomeni paranormali. Qualche anno fa si era presentata una signora che svolgeva, diciamo, l'attività di pranoterapeuta. I pranoterapeuti sono coloro che sostengono, no, di guarire le malattie semplicemente imponendo le mani sul corpo del paziente, no? E loro sostengono di emettere uno strano fluido, una strana energia dalle mani. Ora, questa signora, che era in buona fede, non era un imbroglione, sosteneva di prendere delle uova normalissime, di aprirle in un piattino, poi di imporre le mani per qualche minuto e dopodiché lasciava le uova all'aria per una settimana, 10 giorni. Alla fine di questo trattamento l'uovo si presentava con una consistenza di questo genere. Come vedete l'uovo è perfettamente duro, sembra plastica, non ha odore, non è marcito, non si è decomposto, e la signora in buona fede pensava che appunto il risultato finale, no, di questo esperimento dipendesse da queste misteriose energie che lei sosteneva di emettere dalle mani, perché lei riteneva che un uovo lasciato all'aria marcisse. Sinceramente anch'io credevo che un uovo lasciato all'aria dopo un po' di tempo marcisse. In realtà, se voi provate a fare questo esperimento senza bisogno di alcun trattamento, diciamo, pranoterapeutico, senza bisogno di misteriose energie, un uovo lasciato in un piattino all'aria si disidrata spontaneamente, quindi non marcisce, non si decompone, e
assume questa consistenza, vedete se posso anche rovesciare il piatto, non succede assolutamente nulla, no? Sembra plastica. Infine c'è la terza categoria, che è quella forse meno nobile, no? Dal punto di vista etico, che è quella dei trucchi, cioè come accennavo prima ci sono persone che utilizzano proprio trucchi, strategie d'inganno finalizzate proprio all'imbroglio, cioè a convincere il prossimo, no, dell'esistenza di fenomeni che in realtà non esistono. Durante le sedute spiritiche molto spesso, no, si parla di apparizioni di ectoplasmi e molto spesso si sente raccontare che durante le sedute spiritiche questi ectoplasmi si manifesterebbero sotto forma di luminescenze misteriose che talvolta avvolgono le mani della medium o avvolgono particolari oggetti. Ma chi è digiuno di chimica spesso può scambiare queste luminescenze come appunto originate da entità soprannaturali. Allora, volevo farvi vedere proprio una di queste reazioni. Come vedete, in questi due vetrini d'orologio ci sono due liquidi assolutamente incolori. Allora, sarà meglio spegnere la luce. Ecco qua, magicamente viene fuori la luminescenza. Queste soluzioni io me le posso spalmare anche sulle mani, come vedete le mani diventano luminescenti. Le mani spiritiche. E adesso? Adesso mi taglio una mano. Un'altra categoria di fenomeni che spesso vengono considerati paranormali o perlomeno straordinari sono quelli presentati dai cosiddetti fakiri. Ora, parlando di trucchi, anche in questo campo la chimica ci può dare una mano. Ad esempio, io adesso mi esibirò in un numero da fakiro tagliandomi una mano e facendo fuoriuscire il sangue. Allora, siccome sono un fakiro igienista, però, per evitare infezioni e conseguenze poco gradevoli, mi disinfetto la mano e, per maggiore precauzione, disinfetterò anche la lama del coltello. A questo punto sono pronto per tagliarmi. Ecco qua, il sangue che sgorga dalla ferita. Allora, siccome io però sono un fakiro dotato di poteri magici, è sufficiente che io mi lavi e immediatamente la mia ferita rimargina senza lasciare alcuna cicatrice. Non c'è nessuna magia, si tratta di una reazione chimica. Ora, quelli che io ho utilizzato, no, dicendo di utilizzare dei disinfettanti, in realtà sono due reattivi chimici. Questi due reattivi chimici, in particolare si tratta di un cloruro ferrico e di un tiocianato di potassio, nel momento in cui vengono uniti danno origine ad una reazione che produce un precipitato rosso che ha esattamente la colorazione del sangue. Allora, negli anni 60 erano stati diffusi in Occidente alcuni filmati che ritraevano una sedicente sensitiva russa che si chiamava Alla Vinogradova, e in questi filmati si vedeva la sensitiva che si esibiva con una strumentazione simile a questa, cioè una lastra di plessiglass sospesa su alcuni bicchieri, e la sensitiva, senza toccare assolutamente alcuni oggetti cilindrici che venivano posizionati sulla lastra di plessiglass, riusciva a farli muovere. In quello che avete visto non c'è nulla di paranormale, non c'è nulla di psicocinetico, si tratta di un normale fenomeno fisico. Nel momento in cui io faccio finta di spolverare la lastra di plessiglass, in realtà la carico elettricamente attraverso un fenomeno appunto di elettrizzazione per strofinio che tecnicamente si chiama triboelettricità.
Così facendo io non solo carico la lastra di plexiglass, ma carico anche le mie mani. E nel momento in cui posiziono l'oggetto metallico, che cosa succede? Anche l'oggetto si carica con cariche dello stesso segno. Nel momento in cui avvicino le mani c'è un effetto repulsivo, perché cariche di ugual segno si respingono. E questa sensitiva, appunto, alla Vinogradova di cui parlavamo prima, spacciava questo fenomeno come fenomeno paranormale, quando in realtà non c'è nulla di paranormale. Dunque, i trucchi chimici consentono di simulare molti effetti, fra virgolette, paranormali. Ad esempio, a me era capitato di vedere un mago televisivo che, a dimostrazione, diciamo, dei suoi presunti poteri, mostrava al pubblico un giochino di questo tipo. Lui prendeva un bicchiere, prendeva una banalissima bottiglietta d'acqua, versava un po' d'acqua nel bicchiere e sosteneva di essere in grado, attraverso i suoi poteri, di congelare immediatamente l'acqua. Io adesso mi concentro, libero tutte le mie energie frigorifere e, come vedete, sono riuscito anch'io a congelare, a ghiacciare l'acqua. Posso capovolgere il bicchiere, non scende una goccia d'acqua. In che cosa consiste il trucco? Io avevo introdotto nel bicchiere una piccolissima quantità di una polvere particolare che chimicamente è quello che viene chiamato un polimero superassorbente. Si tratta di particolari sostanze chimiche che riescono a interagire con l'acqua dando origine ad un gel semisolido, che è quello appunto che potete osservare nel bicchiere. Tra l'altro, la cosa curiosa è che questi polimeri superassorbenti hanno anche delle applicazioni pratiche. L'applicazione pratica più comune è quella nei pannolini assorbenti dei bambini. I pannolini, per ovvi motivi, hanno la necessità di riuscire ad assorbire grandi quantità di liquido senza bagnare la pelle del bambino. Per cui dentro al fluff, no, cosiddetto, al cotone, allo vat del pannolino, viene inserita una certa quantità di questi polimeri superassorbenti che trattiene la pipì. Noi stessi, no, ci chiediamo, è giusto distruggere questa illusione? Se noi comprendiamo perfettamente il singolo cliente, no, che si rivolge a queste pratiche, sicuramente però non riusciamo a giustificare e neppure a tollerare chi sfrutta, diciamo, queste debolezze. Le motivazioni che spingono molta gente a credere a tutti questi presunti fenomeni misteriosi, occulti, paranormali, ma possono essere le più disparate. E se i mezzi di comunicazione presentassero le cose come realmente sono, probabilmente molta meno gente ci crederebbe. Voglio imparare tutti i trucchi del professore. Solo se io ti insegno a leggere. Tanto sono stupidi trucchi, no? Ma non ti hanno fatto uscire di qui. Non riesci ad aprire lucchetti veri, professore. Magari sto aspettando l'occasione buona. Magari un giorno io aprirò la mano, attirerò la tua attenzione e ti dirò: osserva attentamente. Magari una parola magica o due. E poi non mi vedrai più. Ma come hai fatto a diventare tanto famoso, eh? Magia. Morta, vieni subito qui! Grazie! Grazie! Tienilo fermo! Grazie! Sì, allora, sicuramente vengono sostenute tesi che non hanno il minimo fondamento. La principale di cui ti accennavo è la tesi del complotto dell'11 settembre, cioè
se uno si mette ad analizzare appunto le affermazioni dei complottisti, cioè di coloro che sostengono che l'attentato dell'11 settembre in realtà sia stato realizzato apposta dai servizi segreti, eccetera, cioè ci si rende conto proprio che vengono fatte affermazioni che non stanno in piedi dal punto di vista scientifico. Argomentazioni non documentate, non reali, vengono però poste come se fosse... appunto, è un esempio proprio di disinformazione delle buone, no? Che viene sparsa a piede mani.